Questo video vuole raccontare un po' in brevi passaggi qual è veramente il lavoro del contadino. Avete visto le mani? Questo è un forcone, ecco, con questo forcone si incomincia a muovere un po' la terra, tanto per prepararsi. Praticamente si ara la terra, ma in questo caso viene fatta a mano. Qui abbiamo Renzo il contadino, eccolo qui, lo vedete? Ha in mano la sua zappa, ora la vediamo meglio. Eccoli, prepara il solco. Quindi prima ha mosso bene il terreno con quel forcone, con quelle tre punte, e adesso lo sta muovendo, vedi, sta preparando il solco pian pianino, spostando appunto la terra. Qui abbiamo un solco finito, vedete? È impegnativo, ragazzi, eh? Il lavoro del contadino è veramente veramente impegnativo. Comunque, ecco qui, come state vedendo, si prepara il solco, dopodiché si posizionano i semi. Un po' bisogna sempre seguire un po' le fasi lunari, i periodi, non è che si semina così tanto per seminare, lo state vedendo? Ecco, ora sta posizionando, se non sbaglio, delle fave. Un gruppettino, 3, 4, 2 fave, posizionate un palmo 10-15 cm di distanza un gruppo dall'altro. Ecco qua, pian pianino, sì, questa è proprio seminare. Dopodiché vengono coperte di nuovo con la terra. Lentamente, togliendo magari qualcosina che non ci azzecca niente, come questa erba qui, via. E non deve essere neanche troppo coperta, eh? Non dovete poi schiacciare, devono, in questo caso le fave devono uscire libere dal terreno, quindi vanno coperte, ecco qui, vedete, con abbondante terra, ma non troppo, e non viene schiacciata, se no le povere fave rimangono lì sotto, poverine, quindi si toglie un po' d'erbaccia e si continua a mettere così. Ecco, questo qui praticamente è il sistema dopo aver posizionato in questo caso i semi di fava, che sono delle fave secche poi, eh. Eccoci qua, e poi l'acqua, abbondante acqua, come tutto ha bisogno di acqua, e anche noi abbiamo l'acqua. Queste sono le mani. Allora, le mani, ragazzi, fanno tutto, ma anche la testa, perché ricordatevi che il contadino ha forte mani ma ha grande cervello. Quindi grazie Renzo per quello che ci hai insegnato oggi, e a tutti voi ci rivediamo presto in un prossimo episodio.